questo è segno buono, che l'allenatore può anche arrabbiarsi, alzare la voce, ma se dall'altra parte non c'è chi recepisce, tu puoi urlare, puoi fare quello che vuoi. Invece questa volta vedevo che i ragazzi c'erano, il bello sono stati anche quelli che non giocavano, quelli della panchina, che hanno rincuorato, hanno dato forza e coraggio agli altri. Questo succede spesso, adesso mi penso in mente perché ho proprio la visione loro. E l'altra cosa invece era quello che viene su De Rossi, nel senso che poi appunto come è nato il fatto di farlo giocare, poi effettivamente la prova è stata, non era lui. Beh, proprio perché non avendo Pizzarro ho messo lui, ho detto sì, sta male, dico magari non ce la fa a tenermi tutta la gara, lui mi ha detto no, sto bene, ma lui sta sempre bene. È normale, un generoso, uno che non vuol perdere neanche un secondo di allenamento, figuriamoci la partita. Per cui ho detto va bene, la prima partita nuova, pronti via, li metto lui là in modo che non subiamo contraccolpi. Invece quando ho visto che faticava troppo, l'ho tolto. Mi ha bruciato su De Rossi. Invece l'altra cosa che volevo chiedere era su Taddei, che è rimasto 2 minuti fuori, no? E poi quando è entrato in campo è arrivata la sostituzione. Che ha fatto dei segni che no, poteva giocare. Ah, voleva giocare? Sì, poteva giocare. Ho preferito giocare con 4-2-4 perché tanto 2-2. La Roma deve tentare di vincere, per cui in quel momento quello che mi interessava è far capire alla squadra che dovevamo continuare a vincere perché potevamo farcela. Buonasera, grazie. Volevo chiederti, Claudio, come giudichi la prova di Totti, che oggi anche è riuscito a segnare, però secondo me ha fatto delle cose. No, ha fatto delle cose importanti, il capitano è sempre il capitano, avete visto che voleva segnare, era rimasto anche amareggiato in quel gran tiro che gli è stato ribattuto, però avete visto che quando si è ritrovato con la palla tra i piedi per poter tentare di tirare ancora in porta è stato generoso e ha fatto fare il quarto gol a Vucic. E questo la dice lunga sulla bontà e il senso di appartenenza del capitano. Sempre riguardo De Rossi, al completamento di quello che hai detto prima, secondo te se avessi capito che lui stava in queste condizioni forse non avresti fatto giocare? No, non è che io sapevo che non stesse benissimo, che 2 giorni di influenza, febbre e tutto, non poteva star bene. Non mi aspettavo che sbagliasse tutti quei passaggi, questo sì.